Il pareggio ottenuto domenica scorsa con il Gladiator sul campo neutro di Leonforte ha interrotto la sequela di due vittorie consecutive del Gela, ma non ha affatto scalfito l'entusiasmo che si registra in casa biancazzurra. Si è giocato infatti contro una squadra che ambisce alle zone nobili del torneo di Serie D. Dunque un risultato che è stato ben accettato nel team guidato da Pietro Infantino. Un pareggio da accettare con buon grado, di buon grado, perché innanzitutto abbiamo giocato contro una grande squadra costruita per vincere il campionato e poi a mio giudizio, guardo la prestazione dei ragazzi, è stata una prestazione, una buona prestazione. I ragazzi hanno combattuto, hanno giocato da squadra, fino al 90esimo abbiamo cercato attraverso anche il gioco di vincere la partita, e queste sono tutte indicazioni positive che lasciano ben sperare per il futuro. Domenica prossima, direttore, si gioca in casa del Gragnano. Cosa temete dell'11 campano? Gragnano, perché è una buona squadra che l'anno scorso ha fatto molto bene, so benissimo l'ambiente che troveremo e che poi, come tutte le trasferte in Campania, bisogna prenderle con le pinze, bisogna continuare con lo spirito di gruppo, con grande impegno e volontà. Quindi sicuramente una trasferta impegnativa, ma andiamo consci delle nostre possibilità. Direttore, manca ancora un difensore centrale, le chiedo, ma quando arriverà? Presto, molto presto.